è quella per cui i robot sono nati. Il robot deriva dallo slavo robota, che significa lavoro esecutivo. I robot sono nati proprio nell'etimologia del termine, per sostituire il lavoro umano. Quindi questo è il classico contesto dell'industria della manifattura, che negli ultimi anni, negli ultimi 12 anni, ha portato allo sviluppo del programma Industria 4.0. Ora non è un taglio là il fatto che io abbia scritto Industria 5.0. Perché? Perché dopo la digitalizzazione che si è avvenuta con lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la nuova dimensione è l'uomo al centro della tecnologia. E questo è possibile grazie a nuove tecnologie, e il fatto che poi si riferisca a un nuovo programma come Industria 5.0 batte anche con quello che è un grosso supporto tecnologico, che è la tecnologia 5G. Noi pensiamo ai 5G col fatto che i nostri cellulari, i nostri smartphone andranno più veloci, la banda sarà più ampia e potremo, gestire una quantità maggiore di dati. Però ne discutevo ieri con l'amico, ne discutevamo ieri sera precedentemente a cena. In realtà la nuova dimensione è la possibilità di un cambiamento graduale dall'Internet of Things, dall'Internet delle cose, quindi dati, visuali, vocali, all'Internet of Skills, cioè l'Internet delle abilità umane. Se saremo in grado di trasmettere delle informazioni sensoriali, come per esempio l'informazione del tatto. D'altra parte, il tatto, i nostri amici neuroscienziati hanno chiaramente dimostrato che il senso più importante, nonostante voi potete, tutti quanti noi siamo portati a pensare che la vista non è la vista, è il tatto. Un bambino che nei primi mesi di vita non ha ancora uno sviluppo intellettivo evoluto, tocca, tasta tutti gli oggetti e li porta alla bocca. Non perché i genitori sono preoccupati che li voglia mangiare, quindi fanno attenzione affinché egli non vada a deglutire queste cose, ma in realtà li porta al suo cuore, al cuore della persona, no, che sta crescendo. Bene, questo è quello che sta avvenendo, e quindi si parla di una tecnologia in cui l'uomo è chiamato a convivere con la macchina. Questa è la prima grossa area strategica della robotica. La seconda, quella su cui poi vi faccio vedere il filmato che menzionava la Tori, ha avuto grosso sviluppo, in particolare la Fermino II, è quella della ispezione e manutenzione. Pensiamo per esempio alla tragedia del ponte Morandi a Genova, che è crollato anche per mancanza di una ispezione e manutenzione sistematica, che è molto dispendiosa e molto pericolosa per l'essere umano. Bene, noi per esempio abbiamo una convenzione con Tecnec, la società del gruppo Autostrade, tra l'altro le accademie che ha menzionato Fabio, una delle accademie è proprio in collaborazione con il gruppo Autostrade nel Polo di San Giovanni. Dicevo, l'ispezione e la manutenzione è importante non solo per le infrastrutture civili, quindi pensiamo a ponti, viadotti, tunnel, ma anche per i grossi impianti industriali, oleodotti, gasdotti, grossi boiler chimici, cioè sono tutti ambienti ostili dove l'intervento umano deve essere sostituito da una macchina, da un robot, per ovvie ragioni di pericolosità, di costi, cioè per grossi costi di esercizio, di intervento, e ovviamente per la pericolosità dovuta al fatto che questi operai, d'altra parte, nel campo del lavoro, nel mondo del lavoro in genere, le cosiddette morti bianche, credo che in Italia ci siano 1.3 morti bianche al giorno di incidenti sul lavoro. Quindi è chiaro che questo è un contesto classico in cui abbiamo bisogno di questa tecnologia. Gli altri due pillar, le altre due aree strategiche, sono quelle della salute, dove per la salute si intende non solo la parte medica, nel senso per quanto riguarda la realtà clinica, sia per quanto riguarda la chirurgia, sapete bene che ora, per esempio, nel caso delle operazioni tipo prostatectomia, isterectomia, chirurgia generale, alla Federico II, come in tanti altri ospedali, si fanno più interventi con la chirurgia robotica che con la chirurgia manuale. Perché? Perché è sempre il fatto di alzare l'asticella, cioè si dà al chirurgo la possibilità di vedere in alta definizione, con un senso tridimensionale e una maggiore immersività nello scenario operatorio, per cui anche il chirurgo meno bravo, anche il chirurgo con meno skills, tornando a questo fatto delle skills, semplicemente il chirurgo stanco è in grado, c'è stato un episodio, proprio non so se nelle Marche o in Puglia, di un chirurgo che aveva fatto troppe ore di camera operatoria e con la sera ha beccato un infarto. Questo significa, per questo abbiamo bisogno della tecnologia per il well-being. Bene, e poi c'è il discorso della riabilitazione, dove per la riabilitazione la cosa, per esempio, c'è un'azienda, c'è una startup della Scuola San
Juvo, che è guidata da un altro napoletano eccellente, che è Nicola Vitiello, a 40 anni professore di biorobotica. L'Italia lo conosce perché l'abbiamo intervistato in una delle sue venute allo stadio Maradona come tifoso. Bene, la Juvo fa dei sistemi che sono degli esoscheletri, che è un robot indossabile. Tra l'altro lui andò anche a Di Maro. Alla fine io finisco sempre a fare di calcio, mi chiedo scusa, però per me insomma usa la parola Juvo. No, beh, Juvo con la Ibero. Perché sennò non è, no, sarebbe stato clamoroso. No, ma Juvo viene dal latino, cioè di fare qualcosa che vada a giovare, insomma, per questo il nome Juvo. Bene, gli esoscheletri sono nati in campo terapeutico per la riabilitazione delle persone magari diciamo colpite da infarto, e in realtà ora è una tecnologia a buon mercato. Ho lasciato il mio smartphone, non siamo ancora ai livelli dello smartphone o del tablet, però gli esoscheletri costano 5.000 euro, lo sto facendo pubblicità ovviamente, che è il Mate, che consente di indossarlo e di ridurre la fatica fisica. Tant'è vero che hanno ovviamente steso, diciamo, dei contratti con grossi gruppi tipo S Lunga oppure altri gruppi, cioè tutti coloro che sono chiamati a fare un lavoro manuale vedono il ridurre il rischio di disturbi muscoloscheletrici sulla colonna. Quindi questo è un esempio di tecnologia che è utile per l'umanità. L'ultimo campo, ma non in ordine di importanza, perché poi in Federico II abbiamo un ecosistema in realtà, perché noi siamo guida di Agritech, no? Il grosso polo per quanto riguarda le tecnologie nel campo dell'agri-food, quindi parliamo non solo di tecnologie dell'agricoltura moderna, ma anche, diciamo, il fatto di avere dei prodotti chilometri zero, anche il fatto, anche nella parte, diciamo, della preparazione dei cibi nell'industria alimentare, si utilizzano queste tecnologie, e l'agri-food è una delle quattro aree strategiche importanti per quanto riguarda il programma della robotica europea. D'altra parte, mi dispiace che Gaetano non sia riuscito ci abbiamo provato con il senatore Mario a fare in modo che si potesse affacciare, però poi mi hanno dato un messaggio stamattina pregando, diciamo, di salutare voi tutti a nome della città di Napoli e anche a maggior ragione della Federico II, perché lui è stato rettore e anche presidente della conferenza delle università italiane. Dicevo questo perché in qualche modo, io ebbi, quando lui era ministro dell'università, l'incarico di coordinare il tavolo ministeriale del contro del ministero per quanto riguarda il Piano Nazionale delle Ricerche, che è il documento programmatico che poi è stato utilizzato per i finanziamenti di Next Generation Europe, cioè del PNRR. Bene, in quell'ambito noi abbiamo individuato questi settori, abbiamo un altro grosso ambito che però è un po' a cavallo tra robotica e il settore, diciamo, dell'ingegneria meccanica e dell'ingegneria informatica, che è quello, diciamo, il concetto di smart cars o smart roads, cioè il concetto dell'auto intelligente, perché poi l'auto intelligente è a tutti gli effetti un sistema robotico. Due parole sul Prisma Lab. Prisma Lab è nato in occasione di un grosso finanziamento, e questo poi lo richiamiamo poi nella slide a venire, del progetto finanziato robotica del CNR. Quindi qua siamo fine anni 80, inizio anni 90, quindi abbiamo 35 anni di attività. Attualmente la squadra è formata da 10 strutturati, vale a dire 3 professori ordinari, 3 professori associati. Ah, 10, non 11. 10, però c'è un concorso bandito, quindi stiamo recuperando l'undicesimo. Tra l'altro mi sono reso conto che sto crescendo, insomma, di età, perché nel 2021 ho preso servizio come professore ordinario, il decimo allievo della scuola federiciana come professore di robotica dell'università italiana, dal campus biomedico, che è una mia allieva che tra l'altro è preside di ingegneria al campus biomedico, fino a l'università della Basilicata a Potenza. 10 professori ordinari in 20 anni,